Ciao, sono Reizen e col video di oggi vi mostro come moltiplicare per la seconda volta il lievito di birra. Questa operazione va eseguita dopo il quinto o il settimo giorno, quando il lievito realizzato in precedenza sarà compatto e più asciutto. Gli ingredienti restano invariati, ma la dose dell'acqua varia leggermente. Infatti, per questa operazione la proporzione è: su un grammo di lievito ci vanno 0,8 g di acqua e 2,5 g di farina. L'acqua è stata ridotta perché l'impasto moltiplicato contiene già al suo interno dell'acqua e se non si regola la grammatura si rischia di ottenere un'eccessiva proliferazione fungina che comporterebbe la perdita di funzionalità del nostro lievito. Un'altra variazione la troviamo nell'unire gli ingredienti. Infatti, questa volta procediamo in un ordine diverso. Prima il lievito, poi la farina e solo alla fine aggiungiamo l'acqua, poco alla volta. Il lievito sarà pronto dopo 3 giorni e sarà possibile conservarlo in frigo per almeno 12 giorni e in freezer per 3 mesi. Consiglio di applicare uno scottex al di sotto della vaschetta che si utilizza per conservare il nostro lievito o di reimpastare ogni volta che si nota dell'accumulo d'acqua. Ora vi mostro come attivare il lievito prima di aggiungerlo alle vostre preparazioni. Non è un passaggio obbligatorio, ma permette di velocizzare la lievitazione stessa. Il lievito va disciolto insieme a dello zucchero in acqua tiepida a 30 o 40 gradi massimo. La temperatura attiva il lievito, mentre lo zucchero gli permette di riprodursi. Il materiale che vedete galleggiare una volta sciolto il nostro impasto non è il lievito, ma glutine, e non serve rimuoverlo perché costituisce comunque il nutrimento del nostro lievito. Con questo video è tutto. Fatemi pure delle domande se avete dubbi o raccontatemi della vostra esperienza. Grazie mille per la vostra attenzione, ci vediamo ad un prossimo video.